Tutto soprattutto per l'elasticità, più che un massaggio vero e proprio. Questa è la lista dei partenti: Carroll, Kimura, Bosse. E poi Abrantes, Ochopnikar, Michael Frater, Simone Coglio, Jack Iroga. Frater chiaramente secondo frazionista per quanto riguarda la 4% a Pechino, che ha vinto l'oro con record del mondo. Simone Coglio, il pianista di Rieti, già detto di questo 10.06, dopo di Dromenea il secondo. Carroll saluta di Gibilterra. Carroll era ed è nato come atleta di corsa campestre per poi gettarsi nei 100 metri. Shintaro Kimura, vice campione giapponese in corsia 2. Ayman Bosse, Centroafrica, recordman di 200 e 200 per il Centroafrica. Matic Ochopnikar, il bronzo a Göteborg del 2006, corsia 5, corsia 6 Michael Frater appunto, corsia 7 Simone Coglio quadrato, Jack Iroga delle Isole Salomone in corsia 8. Si qualificano i primi tre di ogni batteria più i 4 migliori tempi. Abrantes, detto prima, per questo giovanissimo sprinter in corsia 4, corsia centrale, 23 anni, capace di un 10-19, meglio di lui solo Francis Obiquelo. Devo dire come quello però è naturalizzato portoghese, sì, è chiaro. Nigeriano naturalizzato, portoghese. Che è primatista europeo, quindi voglio dire ha una sua... Ha un valore, il suo valore, certo, certo. Di Abrantes. Simone ha una... Beh, può farcela qua. Sì, dipende da che parametri. Comunque, Matic Ochopnikar, Abrantes, chiaramente Frater, Michael Frater. Però insomma, te la puoi giocare. Comunque devi correre molto forte. E per passare ai quarti di finale previsti per questo pomeriggio alle ore 18:50. Ha un vantaggio di avere Frater vicino, che quindi lo può aiutare, lo può anche spingere, portare con sé. Se ne coglie quello lì sotto. Qui saluta Michael Frater, come detto secondo frazionista a Pechino, quella 4% che ebbe record del mondo. Ochopnikar quest'anno non è quello che eravamo abituati a vedere negli ultimi tre anni. E comunque, un po' appannato Matic Ochopnikar. Questo Frater nella finale dei 100 metri del mondiale di Usain Bolt, dove fu sesto. Abrantes, corsia centrale. Diamogli questi 100 metri. Temperatura 24 gradi, perfetto, umidità 38%. Infatti, condizioni perfette per l'atletica leggera in assoluto, non solo per le corse. Simone Coglio, il quadrato sotto, atleta reattivo. L'unico che corre con gli occhiali, peraltro. E viene richiamato dal giudice mentre le mani, le dita dietro la linea bianca, non sulla linea, dietro. Si è un po' perduta questa sovezzo di correre con gli occhiali, la Mori nel 99. Partiti, vediamo Simone Coglio, secondo soprattutto lui perché si ferma Dominic Carroll, il problema muscolare, corsia 1. Chiaramente Michael Frater, vediamo se ce la fa Simone, lotta per il terzo posto con Abrantes, con Ochopnikar, perché ci sono Frater, Abrantes e poi per il terzo posto lui, Ochopnikar, forse anche Shintaro Kimura, mi è sembrato. Vento meno 0,4, avrebbe dovuto chiudere un po' di più, Colli ha avuto una buona azione continua, forse gli è mancato quei 10 metri, quei 4-5 passi Vedi, finali. Vedi, il di Gibilterra. Si è il problema muscolare, sotto al gluteo, quindi bicipite femorale dietro al destro. 0.162 il tempo di reazione di Simone Coglio. Abrantes secondo, Frater primo, 10.30-10.41. Shintaro Kimura, 10.47. Io avevo visto Quintura e Ochopnikar appunto lì. Tyson Gay. Più teso Tyson Gay, Simone Coglio quarto, 10.49, potrebbe forse, la vedo dura. È un tempo lungo. Non so cosa pensa Stefano. No, 10.49, Stefano è tanto. Mi sembra che non abbia, non mi è piaciuto tantissimo. Stefano, mi è piaciuto tantissimo. Facciamo parlare Stefano Tilli. Stefano. Guarda, ha fatto una gara in colore dall'inizio alla fine, sì. Non è partito bene, è rigido, non si è disteso, poi l'ho visto anche un po' con le spalle avanti e perdere i piedi dietro sul lanciato, quindi una gara nel complesso negativa, il tempo 10.49 testimonia questo, no, non era il Simone Coglio che mi aspettavo e che avevo visto nelle ultime occasioni. Alessandro Tiberti, Alessandro, se volete poi rivisitarlo anche insomma in maniera più... come dire, più vicina anche con il touch screen, poi dopo l'azione di Coglio potremmo eventualmente rivederla. Stata Elisabetta Caporale però ora, Elisabetta. Sì, Simone, eccoci qui. Sì, ha sentito parzialmente, credo, il commento